Caro clan, bentornati sul canale del Clan del Vichingo. Oggi riprendiamo una rubrica che uso sporadicamente, ovvero la domenica diversa. E di cosa andremo a parlare oggi? Beh, di un hobby abbastanza comune a tutti noi, ovvero i videogiochi. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, commentare, lasciare mi piace. Invitare guerrieri, perché più siamo, meglio è, come vi dico sempre. Scusate un po' se c'ho c'ho un po' di catarrino, c'ho un po' di catarrino, questi sbalzi, sono così. Partiamo subito. Vi consiglierò, non so ancora quanti, perché è tutto un flusso di coscienza questo, ma vi consiglierò dei videogiochi a tema vichingo. Allora, prima di iniziare, c'è da specificare una cosa. I videogiochi, come i film, come i telefilm, sono intrattenimento, quindi non devono essere fedeli, non per forza, ok? Non devono prendere l'Edda e citarla parola per parola. Quello è un libro che abbiamo tutti. E se vogliamo documentarci, ci sono molte altre cose come i libri, appunto, i documentari o i canali su YouTube qua dedicati, come il mio, ad esempio. Ma partiamo immediatamente. Il primo che vi voglio consigliare, che avevo portato anche un po' qua sul canale, è Jotun Valhalla Edition. Questo videogioco affronta in maniera simpatica, ma ci mette anche qualcosa di vero, qualche nozione vera c'è al suo interno. Soprattutto è un videogioco disegnato interamente a mano e i paesaggi sono fantastici. La storia qual è? La storia è semplicemente che siamo nei panni di Tora, questa vichinga che è morta senza onore. E il nostro compito sarà appunto affrontare varie sfide, affrontare gli dei stessi per ricevere l'onore ed entrare così nel Valhalla. È un videogioco molto semplice, ma ve lo consiglio perché appunto i paesaggi e le musiche vi rapiranno, vi rapiscono. Volete continuare a giocarci, e questo è il fatto. E anche a rigiocarci perché lo rinizio molte volte, lo ammetto. Secondo consiglio che vi do oggi è un altro videogioco più a tema quasi storico, più a tema di leggenda, quasi una leggenda narrata. Ovvero sto parlando di Expedition Viking, un gioco strategico, un gioco dove c'è il permadeath. Ovvero, cosa sto dicendo? Sto dicendo che se un tuo compagno ti muore, non lo puoi resuscitare. Da quel poco che ho giocato, perché c'è da fare una precisazione, è ottimizzato abbastanza male. Io per giocarlo sul mio computer dovevo spegnere uTorrent, dovevo staccare quasi internet, dovevo togliere il wifi. Per farlo girare abbastanza bene. Ci sono un po' di problemini per goderselo appieno, però è intenso. Intenso e molto 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 vasto. E ogni decisione che si prenderà durante la campagna, ovviamente, influirà poi sulla storia. La storia è proprio basica, basica. C'è morto il padre. Noi prendiamo possesso, diventiamo capo del nostro clan e da lì dobbiamo andare in giro, prima di tutto per vendicare il nostro padre e per trovare delle terre dove poterci insediare. È particolare, è strategico e ripeto, il fatto che i tuoi compagni, se ti muoiono realmente, cioè non li puoi più riutilizzare,
fa sì che possiamo conoscere molti personaggi all'interno di questo videogioco, possiamo stringere alleanze con davvero tante, tante persone proprio per questa causa, proprio perché se qualcuno muore non puoi andare avanti da solo. E per ogni alleanza che si va a costruire c'è una storia dietro, ci sono delle quest dietro. Quindi io ve lo consiglio davvero col cuore perché è uno di quei giochi che se vi piacciono gli strategici, dove dovete impegnarvi e dove volete delle sfide concrete, è uno di quei giochi che vi prenderà veramente tanto. Un altro gioco che vi voglio consigliare è una trilogia, ci sono tre capitoli, è Banner Saga. Banner Saga non è strettamente legato al mondo norreno, piglia molta ispirazione, come state vedendo anche dalle immagini. Ma anche qui c'è una storia dietro bellissima e una colonna sonora. Wow, veramente. Sono delle musiche fantastiche. Il clima che si crea è quello di appunto un mondo norreno, anche se non è così. Anche se non è così, troveremo il serpente enorme che vuole distruggere il mondo e noi dobbiamo comunque sia affrontarlo. Il sole che si ferma non gira più su se stesso, non gira la terra, non gira più. Diciamo, ci sono molti spunti dove pigliano. Ovviamente dalla mitologia norrena. Non vi dico nient'altro perché anche qua le scelte che farete influenzeranno tutta la storia. Ogni capitolo si conclude con una scelta che poi viene ripresa nel capitolo successivo. Io sto giocando al terzo, all'ultimo adesso. Mi ha molto preso, anche questo è strategico, è molto molto strategico e se non lo conoscete, ve lo consiglio col cuore. I miei consigli, gioco di parole, scusate, scusate la ripetizione. I miei consigli si fermano qui. Perché si fermano qui? Perché è vero, ce ne sono molti altri, ma sono conosciuti. Ci sarebbe Hellblade, ovviamente Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, ci sarebbe For Honor. Insomma, i giochi grossi a tema vichingo non ve li ho consigliati qua. Poi se andate a vedere su Steam ci sono molti altri giochini un po' più conosciuti, un po' meno conosciuti. Comunque io vi ho voluto portare qua delle piccole chicche che ho provato di persona e mi hanno appassionato veramente tanto e qualcosa ho portato anche qua sul canale, soprattutto di Jotun. E piccola menzione a fine video, ovviamente Tribes, quello che abbiamo provato insieme in live appena uscito, è un bel gioco, è un bel gioco. Ovviamente anche quello a tema viking è un bel gioco. Potrei definirlo quasi un loot hardcore arcade, una sorta del genere, un survival molto arcade, bisogna martellare, martellare, martellare per andare avanti. E a proposito di martello, come sempre, io vi invito ad andare a visitare lo shop del mio sponsor. Ci sono nuovi gioielli, nuovi arrivi e se usate il codice sconto il clan 20, ve lo scrivo qua, avrete il 20% di sconto su tutto ciò che acquisterete, spedizione gratuita e tracciata. Quindi, se volete sostenere il clan, questo è un ottimo modo. Ma dal clan del Viking è tutto. Ci vediamo ad un prossimo video. E fatemi sapere voi se avete provato questi giochi o se ne consigliate altri. Ok? Vi aspetto qua sotto nei commenti. A presto, clan!